Forse è il periodo più difficile tra Giulia Salemi. L'ex velino di Striscia la Notizia ha voluto incontrare la psicologa dell'ed ha avuto un vero e proprio crollo, che ha ovviamente preoccupato la giovane. Tanti sono stati i dubbi e i pensieri apparsi nella mente dell'influencer italo-persiana, che ha tanta paura di ricevere l'ennesima delusione della sua vita. Quel confronto di Pierpaolo con l'esperta è stato molto importante per il protagonista del reality. Ha moltissime domande e parecchie risposte, non riuscirebbe ancora a darsele. Deve dunque comprendere se in lui ci sia soltanto un interesse estetico nei confronti della Salemi o se stia nascendo qualcosa di veramente importante. Sembra quasi che lui sia intenzionato a fare qualche passo indietro e tutto questo sta creando tantissima tensione in Giulia. Nelle ultime ore è intervenuta sulla vicenda anche, che ha cercato di tirare su di morale la coinquilina. Continua dopo la foto, parlando con la Salemi. Pretelli si è domandato se possa esserci davvero un futuro. A quanto pare ha soprattutto mille preoccupazioni legate al giudizio della sua famiglia, visto che in più di una circostanza la mamma e il fratello Giulio sono intervenuti, invitandolo ad assumere comportamenti più idonei. Le dichiarazioni della Ruta potrebbero però aver un po' aiutato psicologicamente l'influencer. A detta della conduttrice televisiva, Pierpaolo non è ancora in grado di gestire tutto. Continua dopo la foto. Maria Teresa si è fatta un'idea ben precisa su quanto stia succedendo in queste ore. Secondo lei, Pierpaolo non è stato bravo a tener testa alla situazione, ma ha ammesso che ha sicuramente sentimenti nei suoi confronti. Rivolgendosi alla Salemi, ha dichiarato: Pierpaolo sta prendendo tempo perché non vuole dire che si è innamorato. Stesso giudizio è stato espresso da Rosalinda Cannavò, la quale ha invitato la Geffina a restare calma anche perché tutto si sistemerà molto presto. Continua dopo la foto. Pretelli è tornato a soffermarsi anche su Elisabetta Gregoraci nelle scorse ore. Sono frastornato, forse ho seguito troppo l'istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all'inizio, ma è durato 60 giorni, poi l'ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. 15 gennaio 2021.